Un saluto guardiani, oggi una nuova videoguida su una taglia dell'avanguardia, precisamente quella dove viene richiesto di uccidere 100 nemici senza morire, ovvero sterminatore di corpi. Questa taglia si può fare incredibilmente in 5 minuti, penso, in un paio di run, in una missione specifica, precisamente pugno di crota sulla terra. È possibile appunto svolgerla in maniera rapida e indolore in veramente in 5 minuti. Bene, andiamo avanti. Eccoci atterrati. Una volta qui, utilizzare l'astore per andare direttamente, saltando questa zona, al punto dove troviamo il cavaliere portaspade. Sardon è il primo dei discepoli di Crota. La sua armata conquistò e distrusse la luna per il suo signore. La sua presenza è un segno. L'alveare si prepara a risvegliare l'anima di Crota. A questo punto, uccidere i tre accoliti e la lama di Crota portaspade. Prendere la spada e andare a ammazzare tutti quanti i nemici che si trovano nella zona di mappa successivo a questa porta. Una volta uccisi questi nemici, tornare indietro fino alla prima zona, quella che abbiamo superato e saltato con l'astore. In questo modo, uccidendo anche tutta quella serie di nemici che troviamo lì, arriveremo ad un conteggio totale di questa prima run di missione di 50 o più nemici. Abbiate cura di rimanere nascosti appunto per non farvi ammazzare, altrimenti la taglia dovrà essere rifatta da capo. Come potete vedere, a questo punto il conteggio è di 48 nemici su 100. Cosa fare? Null'altro che ricominciare la run tornando in orbita. Una volta ritornati in missione, ripetere la stessa sezione come abbiamo visto poco fa. Ecco fatto, guardiani. Sterminatore di corpi completata in due run della missione Pugno di Crota in 5 minuti. Come potete vedere, ecco qua, non dovremmo fare altro che andare a riscuotere la ricompensa relativa a questa taglia dall'avanguardia. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. E buona fortuna nei drop. Ciao guardiani!